Mister, innanzitutto complimenti, bella vittoria nel derby, una Ternana che ha dominato questa partita, il mio commento post-gara è stato questo, una Ternana che ha dominato, dicevo, questo derby, una Ternana che ha vinto secondo me meritatamente. Sì, lei ha commentato bene, io sono d'accordo con lei. Sì, Come... a parte l'equilibrio iniziale in cui loro hanno sfruttato un paio di nostri errori, però insomma poi la squadra è sempre stata comunque in partita, non si è mai abbattuta e poi abbiamo trovato anche una buona combinazione sul gol di Tremolada. E naturalmente le speranze, siamo andati nello spogliatoio, ci siamo riorganizzati e le speranze si sono rinforzate sicuramente. Sicuramente la sua mano in questo momento si vede, una squadra che atleticamente e anche tecnicamente sembra esplosa in tutti i sensi. Noi siamo un buon gruppo di lavoro perché lavoriamo tutti in maniera perfetta, d'accordo. Oggi per esempio c'è molto di Fabris pure nel ribaltamento del risultato perché lui mi ha suggerito di inserire Federico Angiulli che nelle ultime settimane si è allenato molto, molto bene, insomma, che era andato vicino già nelle scorse settimane. Poi a fine primo tempo, quando gli ho detto che avevo intenzione di cambiare qualcosa, lui mi ha fatto subito il nome, dice mettiamo un mancino naturale, quindi, quindi insomma, segno che il gruppo funziona in campo e fuori. Fino al 43esimo del primo tempo, Ternana che praticamente sembrava ormai morta, visto i risultati di ieri, e poi invece dal 43esimo in avanti, Ternana che è rinata e a questo punto punta diritto alla salvezza, forse anche diretta. Noi abbiamo da inseguire un sogno che sembrava irraggiungibile. Il cammino è difficile, però se le risposte sono queste, quello che abbiamo fatto col Cittadella e quello che anche col Foggia e oggi, al di là del derby, ma contro un avversario che comunque ci precede in classifica di tanti punti, credo che sia il chiaro segnale di una squadra che non vuole rassegnarsi a questa situazione. E d'altronde, insomma, io sono venuto qui per questo. Una domanda da Alessandro e poi una da studio per voi. Ora, mister, ha riproposto la difesa a tre con Favalli e non Signorini. La motivazione di questa scelta è non mettere, ad esempio, una difesa a quattro, che poi dopo ha messo insomma schierato nel secondo tempo con l'ingresso, come ha detto lei, di Angiulli, suggerito da Fabris. Non lo so, non lo so, ho ragionato così e ho pensato in questo modo. Una domanda a voi da studio. Buonasera, grazie. Insomma, le partite durano 90 minuti e se dobbiamo dare questa importanza al nostro gol, perché non parlare allora del modo come abbiamo preso magari i due gol che insomma sono state delle vere e proprie disattenzioni. Quindi il gol ci ha riaperto la speranza. Noi abbiamo giocato comunque anche per fare gol, perché siamo condannati a vincere se vogliamo salvarci. Quindi, il nostro modo di pensare, il nostro modo di stare in campo. Oggi è andata bene, in qualche circostanza meno, però la mentalità e il modo di stare in campo è sempre quello. Se per voi va bene. Ah, ok, ho ancora una domanda e poi mister Liberi.
Ma guardi, io quando sono arrivato sono arrivato qui a Terni perché avevo fiducia che potessimo fare qualcosa di buono. Non abbiamo fatto ancora tutto quello che va fatto perché mancano ancora delle partite, noi siamo oggi saremo ancora retrocessi, però contiamo su quello che facciamo durante la settimana e contiamo su quelle che sono le nostre forze, il nostro impegno quotidiano e sappiamo che possiamo raggiungere questo sogno e ce la metteremo tutta fino alla fine. Grazie mister De Cagni, in bocca al lupo per il proseguire il campionato.